Ho la netta convinzione che le missioni Apollo siano state effettivamente portate a termine, ma che non abbiano voluto o potuto rivelare quello che effettivamente hanno trovato sul nostro satellite. Esistono addirittura delle intercettazioni, in realtà delle intromissioni di radioamatori e riuscivano a intercettare comunicazioni di vario tipo, anche militari. Io mi ricordo, venne fuori la vicenda di due radioamatori che erano anche appassionati di astronomia, che intercettarono, ed esiste anche la registrazione, intercettarono alcune comunicazioni fra l'equipaggio dell'Apollo 11 e la base a terra. Come gli stessi radioamatori di Torino riuscirono a intercettare, sempre negli stessi anni, comunicazioni fra lanci spaziali sovietici senza ufficialmente mai esistiti con equipaggio, perché si tratta di lanci che non sono mai stati ammessi e che sono finiti molto male. Ma esiste una intercettazione di una comunicazione fra Buzz Aldrin e Houston, in cui Aldrin direbbe chiaramente ci sono delle altre astronavi sul bordo di questo cratere. Sembra che ci stiano osservando, dice, come dobbiamo comportarci? E Houston gli rispose di agire con cautela, di allontanarsi. Quindi, in qualche modo, se sono vere queste registrazioni, sulla Luna gli americani ci sono andati. Eccoli qua. Erano due fratelli, uno della classe 33, aveva esattamente un mese più di mio padre, l'altro invece era il fratellino più giovane, aveva 6 anni meno. Ed erano radioamatori qui di Torino. E anche mio padre era radioamatore, quindi si conoscevano. All'epoca non ce n'erano tanti di radioamatori, no? Era una cosa veramente, veramente di nicchia, cioè dovevi essere un po' svalvolato, no? Per fare per seguire queste cose. E guarda, ho visto che, Mesbet, hai visto la cuffia, questa è una radiogalena, ma eccola qui, queste erano le cuffie che si usavano all'epoca, no? In bachelite si sentiva quasi niente con queste, eppure quelle c'erano, uno ci si accontentava, no? E quindi che cosa è successo? Quando incominciano a esserci i primi tentativi, no, di viaggi nello spazio, i radioamatori si mettono a dar di matto, no? Volevano assolutamente cercare, questa era una delle stazioni di mio padre, e con questi macchinari qua cercavano di, non solo con questi, ne avevano altri messi a fianco per variare le frequenze, eccetera. Cercavano di captare i messaggi che c'erano nello spazio, no? Cioè fra la navicella e quelli che la NASA piuttosto che quella sovietica, no? Ebbene, in uno, ma mi pare due in realtà, di questi viaggi, i fratelli radioamatori di Torino riuscirono a captare il segnale, riuscirono a registrare un po' di queste frasi. Allora, fra il rumore di fondo, fra il fatto che l'altoparlante era quello che era, fra il fatto che anche il registratore, ahimè, il registratore dell'epoca non era, si sente molto male, però si sente qualche cosa, no? Si sentono delle voci.